Azione Affari di Famiglia, sgominata una banda di trafficanti e spacciatori di cocaina con centro operativo a Marotta di Mondolfo, eseguite 11 misure cautelari. Droga, risse, degrado e ubriachezza molesta. Fratelli d'Italia e UDC vanno all'attacco, ma il sindaco Seri assicura nessuna emergenza di ordine pubblico. Il questore si impegna a garantire a Fano più agenti e risorse umane. A Loreto la giornata del volontariato di Protezione Civile delle Marche, in piazza una folla di volontari provenienti da tutta la regione. Riorganizzazione delle parrocchie, nuove nomine e diverse novità annunciate da Monsignor Salvucci durante le celebrazioni per il patrono di Pesaro, Sant'Arezzo. Robotica, digitalizzazione e progettazione 3D. Ecco i corsi gratuiti post diploma, l'ITS Tecnologia e Made in Italy di Fano. Venerdì l'incontro con i docenti. 50 comuni della provincia di Pesaro Urbino protagonisti per una settimana durante Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Presentato a Peglio il progetto 50x50 Capitali al Quadrato. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dal nostro sommario, le forze dell'ordine hanno sgominato una banda di trafficanti e spacciatori di cocaina che aveva il centro operativo a Marotta di Mondolfo. Lo stupefacente viaggiava tra gli oggetti dei bambini e a dare le direttive era un detenuto in carcere per i reati di droga. Trasportavano la droga da Torre Annunziata Marotta per spacciarla a clienti della provincia di Pesaro Urbino. La Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 11 persone, di cui 9 sottoposte alla custodia cautelare in carcere e 2 al divieto di dimora nella nostra provincia. Questi soggetti, quasi tutti originari della provincia di Napoli, sono gravemente indiziati di plurime condotte di detenzione, cessione e vendita di grandi quantità di cocaina, oltre che dei reati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini hanno documentato l'elevata operatività sul territorio di Marotta, con lo stupefacente trasportato da Torre Annunziata e tenuto in deposito all'interno di abitazioni o altri luoghi nelle loro disponibilità. Lo stupefacente, dopo essere stato tagliato e frazionato in dosi, veniva ceduto al dettaglio a numerosi acquirenti provenienti da vari comuni della provincia, tra cui Pesaro, Fano, Mondolfo, San Costanzo, Acqualagni e Fossombrone, oppure ceduto ad altre persone per la vendita al dettaglio. Il giro d'affari lascia presumere che gestissero l'attività di spaccio con carattere di vera e propria imprenditorialità e in forma quasi monopolistica sul territorio. Nel solo periodo di indagine sono stati movimentati 5 kg di cocaina con frequenza di approvvigionamento di ben 500 grammi ogni 15 giorni. Grazie ai numerosi servizi di osservazione e pedinamento, ma anche alle intercettazioni telefoniche e ambientali, gli investigatori sono riusciti a documentare come il gruppo di trafficanti e spacciatori fosse gestito da un pregiudicato napoletano, domiciliato nella nostra provincia, che seppur detenuto in carcere per reati di droga, riusciva a veicolare all'esterno le proprie direttive. Si serviva infatti della propria compagna e di altri suoi familiari, i quali, avvalendosi a loro volta di altri personaggi, avevano realizzato una vera azienda a conduzione familiare, di cui il nome attribuito all'operazione Affari di Famiglia. Alcuni di loro utilizzavano i propri figli in tenera età per eludere eventuali controlli delle forze dell'ordine e alcune partite di cocaina prelevate dalla provincia di Napoli erano state occultate all'interno degli effetti personali dei bambini che viaggiavano in auto con i loro genitori. Inoltre è stato documentato che i minori assistevano in casa alle operazioni di taglio e frazionamento dello stupefacente, al punto che i presenti avevano addirittura temuto che uno dei figli avesse potuto ingerire una dose presente sul tavolo della cucina. All'esito delle indagini sono state complessivamente deferite all'autorità giudiziaria 17 persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, 11 delle quali colpite dal provvedimento restrittivo. Infine è stata data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di 81.000 euro e di un'auto e di una moto che utilizzavano per l'attività illecita. Tutti gli indagati, ad eccezione di quelli sottoposti al divieto obbligo di dimora, ora sono ristretti nelle case circondariali di Napoli, Poggio Reale e di Pesaro in attesa dell'interrogatorio di garanzia.
Ancora cronaca, è morto ieri all'ospedale di Pesaro il 23enne del Bangladesh, investito sabato scorso da un'auto guidata da una 42enne di origini cubane. La donna, dopo aver travolto sia lui che un suo connazionale di 29 anni lungo la statale 424 della Valcesano a Mondolfo, si era poi allontanata. Il GIP ha convalidato l'arresto rimettendola in libertà. L'accusa per lesioni gravissime, fuga e omissioni di soccorso si è trasformata in omicidio stradale aggravato dalla fuga. Non è in pericolo di vita l'altro pedone ricoverato ad Ancona. È deceduto la notte scorsa dopo una lunga malattia Fernando Battistini, 74 anni, storico meccanico dell'omonima officina Renault di Fano. I funerali verranno celebrati giovedì alle ore 15 nella chiesa di Gimarra. Disagi al traffico lungo la superstrada Fano-Grosseto, dove al chilometro 106 è stata istituita la chiusura dello svincolo di Bellocchi e la deviazione del traffico sulla carreggiata opposta prima e dopo lo stesso svincolo. Dopo le telefonate giunte alla nostra redazione da parte di diversi telespettatori che lamentavano una scarsa e inadeguata segnaletica dei lavori in corso e delle modifiche alla viabilità, nel pomeriggio abbiamo girato questa segnalazione direttamente ad ANAS. L'operatrice, facendo riferimento all'ordinanza 505 2023 AN, ci ha comunicato che effettueranno un controllo e che l'intervento previsto riguarda il rifacimento della pavimentazione. Un metauro più sicuro è l'obiettivo perseguito dall'assessore regionale Stefano Aguzzi, che questa mattina ha presentato alla stampa, mentre sono in corso i lavori di innalzamento e consolidamento degli argini. Il servizio è di Massimo Foghetti. Il fiume Metauro e il torrente Arzilla sono due corsi d'acqua che hanno bisogno di una manutenzione continua, pena il verificarsi di drammatiche esondazioni che non sono mancate in passato. 15 anni fa è debordato il Metauro a Tombaccia, allagando case e campi. In precedenza lo ha fatto anche l'Arzilla, ponendo sott'acqua i primi ambienti delle abitazioni che si trovano vicino al torrente. Questo ora non deve più accadere, soprattutto perché i rapidi capovolgimenti climatici rendono la situazione ancor più pericolosa. Questa mattina l'assessore regionale all'ambiente Stefano Aguzzi, insieme all'ingegnere Ennio Palma, ha convocato una conferenza stampa sulle sponde del Metauro nei pressi della foce, dove sono in atto poderosi lavori di innalzamento dell'argine, proprio a difesa degli insediamenti vicini. Si rafforzano i margini dalla foce al ponte dell'autostrada. Lavori assolutamente importanti di consolidamento, pulizia, consolidamento, ma anche innalzamento dell'argine destro del fiume Metauro dal ponte della Nazionale fino a quasi al ponte dell'autostrada. Quindi, prevenendo un po' questa situazione, pensando anche ai fatti che sono avvenuti anche in altre zone qui del territorio delle Marche, prevedendo potenziali pieni, abbiamo pensato di rivisitare questa parte di argine che è stato comunque, ripeto, consolidato, innalzato, adesso è del tutto in sicurezza. Stiamo lavorando anche sul lato sinistro, sulla parte nord, e una parte già realizzata. Lì non si arriverà, non era previsto arrivare fino al ponte Metauro, ma vediamo se c'è qualche risorsa, magari visto che siamo, come si dice, sul territorio, proviamo a vedere se anche lì si può ulteriormente ampliare l'area di intervento, anche dalla parte nord. Con quale finanziamento, soprattutto quando saranno terminati i lavori? Il finanziamento è un finanziamento della Regione Marche di 700.000 euro, che l'ha detto una ditta del Maceratese, si è aggiudicata per 470.000 euro, con un considerevole ribasso d'asta. I lavori devono essere terminati entro ottobre del 2023, quindi il prossimo mese, e credo che ci siamo ormai alla fase finale. C'è stato sì un pochino di ritardo perché sono iniziati i lavori, poi sono stati interrotti perché giustamente il mese maggio, giugno e luglio dello scorso anno, quando la ditta si è insediata, non si poteva entrare nel fiume perché era il periodo di nidificazione della fauna selvatica. Poi nel momento di dover riprendere si sono resi conto che avevano dei problemi per il reperimento di materiali o qualcosa di questo genere. Effettivamente c'è stato un dilungarsi un po' di qualche mese, però i tempi tutto sommato sono stati rispettati, entro il prossimo mese, così come era previsto, saranno anche terminati.
Ci scusiamo per l'audio. Musica alta, bottiglie di birra e festeggiamenti incuranti delle persone che passano e dei residenti che ogni giorno assistono a tanto degrado, accompagnato da un gruppo di extracomunitari che da tempo fanno dei giardini della Rocca Malatestiana la loro dimora. La storia continua, ha scritto Polegioni dell'UDC, con i fatti accaduti in Piazza Miani, dove le zone del centro storico sono diventate territori di spaccio e risse. La città, ha proseguito, è stanca delle solite rassicurazioni del sindaco, che ormai da qualche anno ripete che l'amministrazione comunale si sta occupando del fenomeno. Come forza politica siamo meravigliati del risultato del tavolo prefettizio, perché l'impressione che abbiamo avuto è stata quella di sminuire quanto accaduto, liquidato anche da Seri come qualcosa di non così preoccupante, trascurando il fatto che i cittadini non ne possono più e che la situazione sta diventando ogni giorno più difficile e insostenibile. Il questore invece farebbe bene a preoccuparsi di rinforzare l'organico del commissariato, ad oggi, ha concluso Polegioni, dimenticato dalle istituzioni. Oppure mandi pattuglie da Pesaro a presidiare Fano e magari anche con qualche provvedimento di DASPO. E anche Fratelli d'Italia a Fano è intervenuto sul tema della sicurezza, esprimendo profonda preoccupazione. Le due liti recenti culminate in lanci di bottiglie tra individui ubriachi sono solo l'ennesima conferma, ha detto il partito, di una situazione che avevamo già denunciato in passato. Spaccio, violenza e ubriachezza molesta sono diventati elementi comuni in questa zona, minando la sicurezza e il benessere della comunità. Fratelli d'Italia chiede al sindaco di prendere misure concrete per ripristinare l'ordine pubblico in Piazza Amiani, assicurando la presenza costante delle forze dell'ordine e adottando politiche di prevenzione per affrontare il problema dell'ubriachezza molesta e della violenza. La sicurezza dei cittadini, conclude la nota, deve essere una priorità e ci impegniamo a lavorare per garantire un ambiente sicuro e vivibile per tutti i residenti. D'altra parte, oggi il sindaco Seri ha assicurato che stanno tenendo alta l'attenzione, ma al contempo, ha detto il primo cittadino, è opportuno specificare che non siamo davanti a un'emergenza di ordine pubblico. Essendo consapevoli che questo fenomeno sta generando delle criticità, c'è un impegno trasversale in cui tutti stiamo lavorando. Operiamo in silenzio, ha spiegato, che non va confuso con l'immobilismo, ma rappresenta una condizione necessaria per rendere gli interventi più efficaci. È fondamentale continuare questa forma di collaborazione sinergica tra amministrazione, forze dell'ordine e polizia locale. Sarebbe opportuno, aggiunto anche Seri, che il questore si impegni a garantire a Fano più agenti e risorse umane per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza. Ci spostiamo a Loreto, dove sabato mattina i protagonisti sono stati i volontari della Protezione Civile delle Marche, che attraverso i propri rappresentanti hanno ricevuto gli attestati di ringraziamento per il lavoro svolto durante la pandemia e le recenti alluvioni. C'era per noi Cristiana Guerra. Una piazza gremita di divise gialle, una location d'eccezione, un solo cuore. Quello dei volontari di protezione civile della Regione Marche. Si tratta dell'evento svoltosi sabato a Loreto, città che ha ospitato la giornata del ringraziamento ai volontari di protezione civile marchigiana, che hanno dimostrato di essere, durante la pandemia e nelle recenti alluvioni, uno strumento fondamentale per proteggere la popolazione. Organizzato dal Dipartimento regionale, i partecipanti si sono ritrovati sin dalla mattina in piazza per partecipare alla Santa Messa officiata dall'Arcivescovo di Loreto Fabio Dalcin e dalla successiva benedizione accompagnata dal passaggio della squadra aerea della Protezione Civile. Talmente importante il fatto di ritrovarsi in questi momenti per fare squadra, per far capire anche alla popolazione di che cosa si tratta, cos'è la Protezione Civile e quanti siamo. Qui c'è una piccola rappresentanza di quello che è la Forza di Protezione Civile regionale, che conta di oltre 12.000 volontari. E tanto è importante ritrovarsi in queste occasioni che stiamo addirittura pensando di istituzionalizzare questo evento ogni anno il 23 di settembre, che è San Pio protettore della Protezione Civile, proprio con una nuova legge regionale che stiamo redigendo. A seguire, il corteo si è spostato al Pala Congressi, dove dopo la visione di un filmato sono stati accolti sul palco i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di volontariato che hanno ricevuto gli attestati di ringraziamento. Presenti all'appuntamento le massime autorità locali e regionali, tra cui l'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi. Io ho a che fare con le persone del volontariato della protezione civile, ho avuto a che farci per tantissimi anni.
da sindaco, ma anche personalmente. Io ho indossato anche la divisa per un periodo della mia vita, ho fatto il militare nei Carabinieri tantissimi anni fa e quindi sono stato e sono tuttora a contatto, oggi ho anche delle responsabilità dirette come assessore alla protezione civile, quindi a contatto con queste persone. Operare in tutti i settori, in ogni lavoro è sempre difficile ed è ugualmente onorevole. Farlo con una divisa addosso è ancora più delicato, perché quando hai una divisa addosso sei riconoscibile, non puoi girarti dall'altra parte in qualsiasi occasione, e quando si ha una divisa addosso spesso si fanno lavori anche rischiosi al servizio degli altri. È ancora più onorevole fare un'opera con una divisa addosso, ma come volontario, in maniera gratuita, porsi al servizio degli altri. Questo fa ancora più onore a tutti quanti i volontari della Protezione Civile, a tutti quanti i volontari anche di altre associazioni, sotto la pioggia, quando c'è la neve, quando ci sono elementi calamitosi anche di gravità come terremoti o alluvioni. Io ho sempre visto queste persone sporche di fango, bagnate, sudate, sotto il sole, al vento, sotto la pioggia, sempre al servizio degli altri. Questo è un plauso che gli voglio fare, un grande grazie che gli voglio fare, l'ho fatto da questa splendida piazza, credo che rimarrà nel mio cuore per molto tempo. Un esercito di uomini e donne dotati di passione e spirito solidale, con una forza inesauribile, in grado di attivarsi in tempi brevissimi in caso di bisogno, ma anche quotidianamente impegnati sul territorio in attività di previsione e prevenzione dei rischi. Oggi per noi, per tutto il mondo del volontariato della Regione Marche, è un giorno particolare, un giorno di riconoscimento per il lavoro fatto durante la pandemia, e questa è una giornata dedicata con tutte le istituzioni al mondo del volontariato, importantissima per noi. Importanti sono anche i giovani, quindi cosa si può dire ai giovani che si affacciano a questo mondo? Beh, i giovani qui sono tanti e diciamo che il volontariato aiuta nella vita, non per gli altri ma anche per se stesso, quindi fare volontariato in protezione civile è un bene comune, un bene per tutti e aiuta tutti. Le notizie sulla perdita dei 20 milioni di euro di finanziamento CIPES per i lavori di completamento della strada interquartieri non hanno alcun riscontro formale e documentale. Lo dichiara l'amministrazione comunale di Fano, che nel mese di giugno ha pubblicato il bando di gara chiuso il 15 settembre, a cui hanno fatto riscontro 3 offerte. Prima di aprire le buste, hanno ricordato tramite un comunicato stampa, la stessa amministrazione ha inviato alla Regione la richiesta di proroga dei termini del finanziamento ottenuto. Pertanto, al momento, non c'è nessuna comunicazione ufficiale che attesti il definanziamento delle risorse. Nel momento in cui è partita la corsa alle prossime elezioni, risulta invece molto comprensibile, conclude la nota, che qualcuno abbia interesse a far circolare notizie infondate per contaminare il dibattito pubblico, così da avvantaggiare qualche interesse politico di parte. Il Partito Democratico di Fano esprime soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo soggetto giuridico con cui sarà configurato l'ambito territoriale sociale 6. L'ASP sarà totalmente pubblica, ha rimarcato il segretario Renato Claudio Minardi, e rappresenta uno strumento dei comuni per migliorare l'erogazione dei servizi che verranno affidati agli enti del terzo settore. È opportuno ricordare, ha continuato Minardi, che all'interno dell'ASP il controllo delle scelte di indirizzo sarà affidato all'Assemblea dei soci, che continueranno ad avere la funzione di indirizzo politico, di programmazione e di controllo. E anche Simone Uguccioni, portavoce di Incomune, sostiene che con l'approvazione dell'ASP, o meglio Centro di Servizi alla Persona, si possano ottimizzare le risorse e realizzare interventi in modo uniforme e capillare. Un grande risultato, ha detto, che fa giustizia della strumentalità di chi ne voleva fare un mero elemento di trattativa elettorale. A Pesaro lo scorso fine settimana si sono svolte le celebrazioni per il patrono San Terenzio. Durante la solenne festività, Monsignor Salvucci ha annunciato alcune novità sulla riorganizzazione delle parrocchie. Sentiamo. Celebrazioni a Pesaro durante lo scorso weekend per il patrono San Terenzio. Una festa piena di spiritualità, quella che si è svolta in Duomo e per le vie del centro storico, per la processione con le reliquie del santo. Auguro ai pesaresi di avere uno sguardo di speranza verso il domani. La festa di un santo non sono occhi rivolti al passato,
ma è un'esortazione a guardare con fiducia alla vita come dono, una vita che va spesa con passione, per amore della propria comunità, di tutta la comunità, di tutti i simili. Quindi auguro a tutti un anno proiettato, ecco, verso la speranza, ecco, quindi guardare con fiducia verso il futuro. Questo è quello che chiedo anche nella preghiera a San Terenzio per tutti i pesaresi. L'arcivescovo Sandro Salvucci ha scelto la festività patronale di San Terenzio per presentare il suo nuovo progetto di ristrutturazione delle parrocchie dell'arcidiocesi. Scompaiono le unità pastorali e si costituiscono le comunità pastorali, le quali si estenderanno progressivamente a tutta la diocesi fino a raggiungere un massimo di 13 con 10.000 abitanti ciascuna. Inoltre avranno un moderatore che sarà indicato dall'arcivescovo. La comunità pastorale dovrà dotarsi di personale proprio e dovranno indicare dei laici per i quali si potrà organizzare un corso di formazione diocesano. Monsignor Salvucci l'aveva annunciato qualche giorno fa e così è stato. Le celebrazioni del patrono San Terenzio hanno tenuto a battesimo l'arrivo del suo nuovo braccio destro, al quale affidarsi per la famiglia allargata di fedeli, sacerdoti, religiosi e laici della chiesa di Pesaro riunita a quella di Urbino. Don Marco Di Giorgio domenica è ufficialmente diventato il vicario generale dell'arcidiocesi. Il passaggio del testimone con il predecessore Stefano Brizzi è avvenuto durante la solenne festività. San Terenzio coincide con l'inizio di un nuovo anno civile e pastorale, ecclesiale, il periodo in cui anche come chiesa si riparte un po' con la vita, con le attività delle comunità dopo la pausa estiva, e quindi è il periodo dove è consuetudine che avvengano anche eventuali avvicendamenti negli uffici, negli incarichi, ma tutto questo, ecco, potrebbe creare talvolta un po' di disagio, ma è rivolto al bene non solo delle persone direttamente interessate, ma al bene della comunità intera. In occasione del torneo dell'amicizia di hockey in carrozzina elettrica, l'amministrazione comunale di Mondolfo è stata insignita della prestigiosa bandiera lilla. Lo stendardo è stato ufficialmente consegnato al sindaco Nicola Barbieri dal presidente dell'omonima cooperativa Roberto Bazzano, alla presenza di amministratori comunali e del presidente del Comitato Italiano Paralimpico delle Marche, Luca Savoiardi. Quello della bandiera lilla è un riconoscimento che ci rende orgogliosi, hanno sottolineato il sindaco Barbieri e l'assessore ai servizi sociali e volontariato Alice Andreoni, che rappresenta non un punto di arrivo, hanno detto, ma di partenza e di stimolo per l'amministrazione a continuare nell'opera di abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo il nostro territorio sempre più accessibile e inclusivo. Torniamo a Fano, dove all'ITS Turismo e Nuove Tecnologie sono stati presentati corsi gratuiti post diploma. Allora sentiamo di che cosa si tratta nel servizio che è stato curato da Esther Musco. La Digital Smart è figlia della quarta rivoluzione industriale, con l'obiettivo di fornire tutte quelle competenze necessarie per lavorare nell'industria 4.0. L'obiettivo era una provocazione, perché nel distretto produttivo nostro, pesarese, in realtà in tutta Italia, c'è un grosso problema per rintracciare le risorse umane altamente specializzate, e noi siamo una scuola che fa questo. E avevamo bisogno di parlare con gli imprenditori e capire quali sono un po' le problematiche, gli argomenti che loro interessano di più, le dinamiche, perché vediamo che non è sufficiente formare bene una persona, ma ci sono anche altre sfumature. Oltre a questo si è perso un pochino anche la fiducia negli enti di formazione come noi, e quindi abbiamo anche cercato di saldare un po' il rapporto per capire dove possiamo arrivare, cosa possiamo fare loro, noi per loro. E credo che l'incontro sia stato molto molto proficuo da questo punto di vista. ITS Tecnologie Made in Italy si apre ai futuri iscritti dei corsi di alta specializzazione post diploma nelle Marche e lo fa con un calendario flessibile su tutto il territorio regionale. ITS sono nati quasi 15 anni fa, si chiamano Istituti Tecnici Superiori, adesso è stato aggiunto il termine Academy, per renderli un po' più belli, e perché poi in tutti questi anni la gente non ne ha mai compreso il valore. Sono stati anche poco pubblicizzati dal Ministero
e hanno incominciato un po' a decollare dopo che il governo Draghi ne parlò ampiamente, proprio perché c'era bisogno di trovare personale altamente specializzato e si capì che questi ITS come il nostro avevano una funzione fondamentale nel formare questi ragazzi. E sono strutture post diploma, quindi sono delle alternative per corsi universitari. Giusto per dare un'idea, un percorso universitario triennale è un EQF6 nel quadro europeo delle qualifiche, una laurea magistrale è un EQF7, mentre un diploma di maturità, quello che noi conosciamo come tale, è un EQF4. Noi siamo esattamente il 5, qui ci poniamo a metà strada tra il diploma di maturità e la laurea triennale. Nella sede di Fano i docenti saranno disponibili venerdì 25 settembre dalle ore 16 in poi per tutti gli appassionati di robotica, digitalizzazione e progettazione 3D. Il corso che inizia a Fano è un corso di robotica, digitalizzazione e di competenze digitali, diciamo di progettazione 3D. È un nome strano, ma in realtà prepara una persona, un ragazzo, anche un adulto, per lavorare nelle tecnologie di oggi che sono richieste all'interno delle aziende. Oggi le aziende si stanno digitalizzando molto, il lavoro è cambiato tantissimo, si parla tanto di robotica, di automazione. Abbiamo paura dei robot perché rubano posti di lavoro, ma nel caso nostro i robot danno posti di lavoro perché sono tutte tecnologie che richiedono personale altamente qualificato. Formiamo e prepariamo circa 20-25 ragazzi l'anno, ma ce ne chiedono 100-150. Per noi è indispensabile far capire ai ragazzi quanto sia interessante questo lavoro, quanto sia moderno, quanto guarda al futuro e quale poi riscontro ha a livello occupazionale altissimo. A Peglio invece si è svolta la presentazione di 50x50 Capitali al Quadrato, un macro progetto di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 che coinvolge 50 comuni della provincia. Marco Lonigro. Il cammino di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 ha fatto tappa a Peglio per presentare 50x50 Capitali al Quadrato. Si tratta di un macro progetto che vedrà ogni singolo comune della provincia di Pesaro Urbino capitale per una settimana. Molto bello perché la nostra volontà è quella attraverso il dossier La Natura della Cultura di raccontare la bellezza dell'intera provincia di Pesaro Urbino. Ovviamente partendo da Pesaro, ma non abbiamo mai voluto vivere in maniera egoistica questo riconoscimento perché può davvero segnare il futuro del nostro territorio. Dobbiamo mettercela tutta, c'è grande entusiasmo, ognuno sta cercando di fare il meglio. In quella settimana valorizzeremo delle peculiarità fantastiche e anche gli eventi che si svolgeranno saranno in tutto il territorio. Quindi davvero partiamo con il piede giusto. La preparazione, dicevo prima, è quasi più importante dell'evento in sé perché è quella che crea il coinvolgimento delle persone. Ognuno di noi è l'influencer della capitale della cultura, non solo i sindaci ma i cittadini, coloro che aderiranno alla rete di volontariato, coloro che organizzeranno iniziative, che vogliono essere protagonisti, valorizzare il proprio ristorante, il proprio albergo, il proprio bed and breakfast, il proprio agriturismo. Cioè abbiamo bisogno di viverla in questa maniera e sono convinto che sarà un successo. Oggi davvero arriva una spinta notevole in un comune che ho nel cuore, non solo perché è molto bello ma perché è il comune di Daniele Tagliolini, che come me credeva molto nell'unità della provincia di Pesaro Urbino, nella sua capacità di stare insieme, e questa volta davvero c'è un bel gioco di squadra e credo che Daniele dall'alto oggi sia molto contento di vederci lavorare insieme. All'appuntamento di Peglio hanno partecipato i sindaci e i referenti dei comuni della provincia che proprio in questa occasione hanno firmato il protocollo ufficiale di collaborazione con Pesaro 2024, una partnership appena attivata ma che potrà crescere nel tempo per ulteriori sinergie future. Capitale della Cultura ha scelto Peglio come luogo per esporre le settimane delle progettazioni del progetto 50x50 che coinvolge tutti i comuni della provincia. Ovviamente il ringraziamento è dovuto a tutta l'amministrazione di Pesaro, allo staff della Capitale e soprattutto a Daniele Vimini e Matteo Ricci che coordinano in prima persona tutti gli eventi. Ovviamente per Peglio è stata una vetrina importantissima e siamo molto contenti. Tra l'altro parlavamo con qualche collega salendo
fino alla Torre del Girone, non è neanche una scelta scontata quella che ha fatto Pesaro, una scelta importante, una scelta di territorio e non individualista, quindi possiamo solo che cogliere al volo questa opportunità e collaborare nella giusta direzione. Io credo che è un grande laboratorio con tante energie coinvolte e questo sicuramente costituisce un'enorme possibilità di far nascere relazioni culturali, sociali nel territorio provinciale, che fra l'altro viene esteso anche alle regioni limitrofe, quindi non è solo legato al nostro territorio ma anche alla regione Marche, alla regione Umbria, alla regione Emilia Romagna, quindi una ottima palestra per tante possibilità di relazioni culturali che faranno del nostro territorio un laboratorio esteso. Una sfida non solo per Pesaro città, per tutti i 50 comuni della nostra provincia, ma direi che è una sfida per le nostre popolazioni, perché mettere insieme tante associazioni, le scuole, il mondo della cultura, tutti quelli che sono le officine culturali del nostro territorio, di ogni singolo comune, è una sfida importante. Quindi il lavoro che è stato fatto, anche grazie alla consulta delle associazioni che c'è nel nostro comune di San Lorenzo in Campo, è stato appunto quello di cercare di coinvolgere tutti gli attori, tutti gli stakeholders interessati, e la sfida, abbiamo detto, è una sfida difficile, una sfida molto impegnativa. Proprio per questo l'accettiamo. 50 per 50 capitali al quadrato, con un calendario affascinante e soprattutto ricco di eventi, è un vero e proprio invito al viaggio tra natura e cultura. Tantissime le iniziative proposte, nate grazie ad un lavoro di coinvolgimento mai visto finora in modo così organico fra tutte le amministrazioni. Si parte il 22 gennaio a Vallefoglia e si finisce in dicembre a Montegrimano Terme. Domani prenderà il via la 7ª edizione di Una città da gustare. Oltre al cibo, al lavoro, al turismo e alla sostenibilità, i protagonisti dell'iniziativa saranno il caffè e la moretta. La città da gustare giunge alla 7ª edizione, un'iniziativa importante per la valorizzazione del cibo in tutte le sue componenti. Qual è lo spirito di quest'anno? È offrire ancora una volta a Fano l'occasione di ritrovare la propria identità passando attraverso i suoi prodotti e i suoi sapori. Ogni anno cerchiamo di rivalutare in particolare uno di questi. Quest'anno abbiamo messo al centro il caffè e la moretta, quindi racconteremo quali sono sia le origini, sia la storia, sia le tante possibilità per poter gustare uno dei grandi prodotti di tradizione fanese. È un programma nutrito, quello della città da gustare, che si svolge in due momenti, in due settimane diverse. Il programma è sviluppato in 5 giornate, a partire dal 27 di settembre fino al 29 e poi dal 5 al 6 di ottobre. Da mercoledì 27 settembre abbiamo un primo incontro dedicato ai bambini delle classi primarie sul non spreco alimentare. Poi giovedì 28 alla chiesa di Santa Maria del Gonfalone avremo una conferenza con una serie di interventi molto qualificati a partire da capitano russo della NAS, il nucleo antisofisticazione di Ancona. Quindi ancora Paola Fagioli, che è la presidente di Legambiente dell'Emilia Romagna, che ha istituito un premio sull'ecoturismo dedicato a quelle strutture ricettive che hanno dimostrato particolare attenzione all'ambiente. Ancora con il presidente di Coldiretti per il cambiamento climatico e quindi lo stravolgimento di molte colture agroalimentari. E poi a concludere c'è l'incontro con Luigi Valentini, che è presidente della Rete Nazionale di Istituti Alberghieri, che tratterà sul tema del lavoro, dell'istruzione professionale e l'occupazione degli studenti, in particolare nel settore del turismo. Venerdì 29 c'è l'appuntamento sul caffè, e di questo in particolare ne parlerà Marco Dalla Ragione di Caffè River, un appuntamento molto importante. Altri due sono quelli di giovedì 28 con Federico Medici e un altro invece il giovedì 5 ottobre con il presidente dell'Associazione dei Farmacisti di Pesaro Urbino su cuore e caffè. Il caffè quindi fa male oppure no? Ed ora facciamo il focus sul caffè. Noi siamo stati coinvolti dall'amico Paolo Pagnoni in questo grande progetto della Moretta. Noi chiaramente, non essendo fanesi, essendo la Moretta un orgoglio fanese, potevamo solo entrare in punta di piedi. Quindi abbiamo organizzato un laboratorio con molti professionisti, 10 baristi importanti della città di Fano e 2 rappresentanti delle associazioni categoria, che sarebbero la AIS e AIBES.
In questo laboratorio si cercherà di definire qual è il miglior profilo per realizzare una perfetta moretta. Quindi i vari baristi, ripeto, grandi esperti del settore, assaggeranno il prodotto realizzato dai due baristi di Ice e Ibis, in modo che alla fine di questo laboratorio si possa cercare di chiarire meglio qual è il caffè che meglio si adatta. Ripeto, il profilo di caffè in termini robusta, arabica, e livello di tostatura e così via. Al termine dell'evento ci sarà una distribuzione di moretta agli intervenuti. Il pubblico è invitato a partecipare. E anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri ad Alberto Palazzi e Carla Perelli, residenti a Sant'Orso di Fano, che oggi festeggiano 58 anni di matrimonio. Auguri anche da parte di tutto lo staff di Fano TV. E con questa notizia, bella notizia, chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla presentazione dei corsi dell'ITS Turismo e Nuove Tecnologie di Fano. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata.